Il cemento Resina Microverlay permette di creare rivestimenti decorativi continui in soli 3 mm di spessore, rendendo le superfici uniche ad alto impatto estetico e in una vasta gamma di colori, sfumature ed effetti. Microverlay è applicabile su pavimenti, scale, pareti, complementi d'arredo e su svariati tipi di supporti, come piastrelle, calce, massetto, cemento, legno, cartongesso, plastica, metallo e mosaico. La preparazione del fondo è fondamentale per la buona riuscita della finitura. Le parti danneggiate vanno riparate con IPM Epoxy Kit o Deco Mortar Tixo, malta epossidica ad alta resistenza. Superfici in ceramica, cotto, gres o marmo vanno carteggiate con disco diamantato. Superfici in massetto o cemento dovranno essere carteggiate con rete o carta abrasiva grana 24, aspirate e prive di polvere, oli o grassi. Applicare Vapor Barrier, primer uniformante tricomponente antiumidità, mescolando i tre componenti nel seguente rapporto: 4 parti di A più 4 parti di B più 9 parti di C. Aggiungere il componente B al componente A e mescolare con trapano e mixer per resine epossidiche a basso numero di giri fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere il componente C lentamente, continuando a mescolare finché non si sarà ottenuto un impasto uniforme. Applicare la prima mano di Vapor Barrier sulla superficie con spatola in acciaio, affogando la rete in fibra di vetro senza sovrapporla. Ad asciugatura avvenuta dopo circa 24 ore, applicare la seconda mano di Vapor Barrier fino a ricoprire la rete in fibra di vetro. Lasciare asciugare per circa 24 ore, a una temperatura di 18-20 gradi. Procedere alla colorazione del liquid polymer con il Plum Color scelto. Aggiungere 100 g di Plum Color colorante concentrato in 1 kg di liquid polymer polimero trasparente e mescolare con mixer per coloranti a bassa viscosità. Si raccomanda di colorare tutta la quantità di liquid polymer necessaria alla realizzazione del lavoro. Applicare il rivestimento di base microverlay miscelato come segue: 3 parti di microverlay Stardust base polvere miscelato con una parte di liquid polymer polimero colorato fino ad ottenere la consistenza desiderata e priva di grumi. Entro 25-30 minuti applicare l'impasto rasandolo uniformemente sulla superficie con frattazzo in acciaio, spatola flessibile o squeegee in gomma. Lasciare asciugare la superficie per almeno 6 ore a una temperatura di 18-20 gradi. Applicare una seconda mano nelle stesse modalità della prima. Dopo circa 6 ore, carteggiare la superficie con monospazzola o carteggiatrice manuale e carta vetrata grana 120. Aspirare bene e passare un panno cattura polvere. Applicare il rivestimento di finitura microverlay miscelato come segue. Aggiungere 2 parti di microverlay finish polvere a una parte di liquid polymer polimero colorato e mescolare fino ad ottenere la consistenza desiderata e priva di grumi. Entro 25-30 minuti applicare l'impasto rasandolo uniformemente con spatola flessibile o frattazzo in acciaio o plastica, creando dei movimenti semicircolari. Lasciare asciugare la superficie per almeno 6 ore a una temperatura di 18-20 gradi. Carteggiare la superficie con monospazzola o carteggiatrice manuale e carta vetrata grana 220. Aspirare bene e passare un panno cattura polvere. Lasciare asciugare completamente per 3-4 giorni a una temperatura di 18-20 gradi. Procedere alla protezione finale applicando Deco Epox VBI, indurente bicomponente epossidico all'acqua e uniformante di assorbimento. Pesare i due componenti nel seguente rapporto: una parte di A più due parti di B. Versare il componente B nel componente A e mescolare lentamente per 3-4 minuti con mixer a bassi giri per resine epossidiche. Aggiungere lentamente 9 parti in peso di acqua calcolate sul componente A, sempre mescolando, finché la miscela raggiungerà un colore biancastro e un aspetto uniforme. Versare il contenuto in un altro vaso, verificando che non ci siano residui sul fondo.
entro 45-60 minuti, con temperatura di 20 gradi, applicare con rullo a pelo corto, evitando di lasciare eccessi di materiale e lasciare asciugare per almeno 6 ore. Applicare Plum Pole Shower, protettivo bicomponente poliuretanico all'acqua per superfici in microverlei. Miscelare 10 parti di componente A più 3 parti di componente B. Versare il componente B nel componente A e mescolare per 5 minuti a bassi giri con mixer per resine epossidiche, avendo cura di non inglobare aria. Aggiungere un 30% di acqua e mescolare lentamente per 5 minuti. Lasciar riposare per 3 minuti e mescolare manualmente. Entro 2 ore, con temperatura di 20 gradi, applicare uniformemente incrociando le direzioni di applicazione con rullo a pelo medio e ripassare subito dopo con rullo scarico, per evitare accumuli di resina sulla superficie. Lasciare asciugare per almeno 6 ore prima di applicare una seconda mano nelle stesse modalità della prima. Applicare Plum Polywax, cera protettiva poliuretanica. Nebulizzare poco prodotto sulla superficie e stenderlo uniformemente con spandicera. Se necessario, ripetere l'applicazione. Per una corretta manutenzione e pulizia della vostra superficie in microverlei, consigliamo di utilizzare il nostro Concreative Care Kit. Il cemento resina microverlei Isoplam deve essere realizzato a regola d'arte e richiede una qualifica professionale prima di essere applicato. Per questo formiamo e aggiorniamo i nostri applicatori attraverso i Concreativity Workshop. Contattaci per ulteriori informazioni.